Keynesiani, sapete cosa faremo oggi? Oggi andremo a costruire, più o meno costruire, la mia casa. Allora, voi dovete sapere che qua noi vogliamo fare un castello, io ed i miei amici. Però questo castello, diciamo che ci vuole un bel po'. E quindi dobbiamo già avere una casa, perché ovviamente non è che posso più continuare, non è che possiamo continuare a vivere per questo mondo senza avere una casa. E io pensavo di farne una piccolina anche che possiate vederla anche voi mentre costruisco, ok? Una niente di che, ecco, però comunque è molto carina secondo me. Allora, prima di tutto direi di non farla qua, perché appunto qua si costruisce il castello, ma di farla un pochino più in qua, ok? Un pochino più da questa parte, ok? Sì, forse qua va già meglio, ok? Perché guardate qua. Allora, se io inizio a scavare qua, per esempio, no, diciamo circa, in teoria dovrebbe essere una buona idea, no? Cioè, nel senso, non una brutta idea sicuramente. Ok, allora, intanto io ho anche la maledizione Bedomen, che finirà fra 8 minuti, grazie al cielo, se no non so cosa caspita facevo. Allora, io pensavo, avete presente le case dei Hobbit, no? Più o meno. Ora, non penso proprio che mi verrà, Dunisiani, non penso proprio, però voglio provare a fare una cosa di questo tipo, perché è molto carino. Cioè, avete presente il Signore degli Anelli, no? Voi l'avete mai visto? Punto di domanda. Scrivetemelo nei commenti, ok? Se l'avete mai visto, è bellissima una casa così su Minecraft, secondo me. Un'idea bellissima, secondo me. Quindi, dobbiamo provare ad emularla. Però io non mi sono preparato, come al solito, prima dei video non è che mi preparo. Io improvviso, improvviso, ma perché giustamente è un'arte improvvisare, no? Un'arte che a quanto pare io non so fare, ma non importa, questo è tutto da vedere. Allora, qua abbiamo fatto anche una live in questa, da questa parte qua del mondo. E qua, diciamo, da quella parte c'era un mare e poi c'erano anche delle isole. Ah, ma qua c'è una caverna. Vi ricordate nello scorso episodio che siamo andati ad esplorare le caverne di Minecraft profonde e bellissime? Spero di sì, perché è stato molto bello, molto bello. Allora, io direi di non fare un video troppo lungo dove io costruisco, perché semplicemente non voglio fare tagli in questo video. Semplicemente. Voglio molto concentrarmi più su, no, più su di noi, no? Più sul chiacchiericcio, ok? E vi racconterò anche cose nel mentre, non lo so, vediamo come vi piace, come ve la prendete. Ecco, per esempio, questo zombie. Signor zombie, lei è una persona molto antipatica, devo dire. Cioè, nel senso, no, non è che voglio dirle che lei fa schifo, però praticamente sì, perché c'è, cioè, nel senso, gli zombie, non so se voi sapete, ma gli zombie hanno un virus dentro di loro che gli fa... Mamma mia, cioè proprio... Ma voi credete agli zombie? Pensate che possa essere possibile, magari, come dire, una possibile invasione zombie? Scrivetemelo nei commenti, perché sono curioso. Secondo me questi argomenti affascinano un po' tutti. E scrivetemi anche se credete agli alieni. Vabbè, quello... Io sì, io ci credo agli alieni. Cioè, nel senso, penso che possano esistere. Perché? Perché appunto è troppo grande l'universo, quindi c'è... Però nel senso non è che lo sappiamo, cioè nel senso, capito, non possiamo saperlo, non possiamo sapere se esistono gli alieni oppure no, ecco, purtroppo, perché cioè nel senso, a meno che non ci si presentino davanti. Allora, però intanto io adesso qua, cos'è che voglio fare? Voglio costruire appunto la casetta, che poi dovrà essere anche una specie di, no, conca, anche un pochino più segreta, ma non troppo, capito? Cioè un pochino, no, così, che la gente dica, oh, ma che caruccia questa casuccia. Però allo stesso tempo, segreta, più segreta, ed è già segreta qua praticamente. Adesso vediamo come farla ancora più segreta, vediamo. Allora qua io scavo, perché in teoria ci dovrebbe essere il muro. E io ho pensato che al posto del muro potremmo mettere la cobblestone. Perché? Perché se voi sapete, i Hobbit, magari qua hanno il legno, tipo, no? Ma i Hobbit, in teoria, da quanto mi ricordo io... signore! Ah, questo... Mi scusi, lei è proprio maleducato. Allora... Mi scusi. Perfetto. No, è che io sclero a volte. Sclero anche quando gli zombetti muoiono, capito? Allora, quindi, dicevamo... È dura con questi zombetti, comunque. Quindi, i tizi qua, gli Hobbit...
Secondo me hanno la pietra, da quel che mi ricordo, hanno la pietra anche magari nel caminetto. Ora non mi ricordo esattamente bene, perché io quel film l'avevo visto tanto tempo fa, ok? Tanto tanto tempo fa, e quindi non è che mi ricordi molto bene. Però sicuramente Dunisiani è una scelta, direi, alquanto bella, no? Alquanto intelligente fare la casa di Cobblestone, siccome non ho anche molti materiali qua con me. E potrebbe essere appunto che io mi stia perdendo tutto questo in questo momento, perché no, devo farmi un piccone di ferro. Pensate un po', io mi stavo facendo un piccone di pietra al posto del piccone di ferro, che è tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa, completamente, completamente. Perché, se volete, possiamo fare anche una specie di test, piccone di pietra versus piccone in ferro. Chi scava più velocemente? Cosa sto facendo qua? Sto pasticciando tutto. Ecco, bene, sto rovinando tutto. Bene, bravo Dunis, molto bravo. Allora, se venite in questo server, perché voi potete entrare, Dunisiani, non so se ve l'ho detto, cioè sì, ve l'ho detto altre volte ovviamente, però potete entrare, in questo video non ve l'ho detto però, potete entrare nel nostro mondo in cui giochiamo, perché così è più bello. Però allora, prima di tutto andrete in spectator, ok? In spectator, perché è una modalità, perché magari se c'è uno che ci vuole uccidere, tipo sul server, se tipo entra Inv, così noi gli diamo i poteri, capito, ad Inv, che per chi non lo sapesse Inv è tipo una specie di hacker, no? Che ci sta perseguitando più o meno. E quindi questo Inv, appunto, non è che, cioè nel senso, non è che gli dobbiamo dare i poteri, sennò magari ci fa saltare in aria i server. Ok, però se io mi fido di voi e vedo che non siete Inv, allora vi do il permesso di stare in survival, ok? E in più, vabbè, per poter venire appunto nel nostro server survival, diciamo dovete andare nel Discord. In descrizione c'è il link di Discord, del nostro Discord, dove parliamo anche con voi a volte, non sempre, ma a volte parliamo anche con voi, giochiamo insieme, eccetera. Quindi venite se volete. E così, allora, cose che dobbiamo fare ora. Oltre a che questa mucca è molto cute, devo dire, molto carina, molto carina. Dobbiamo andare a prendere del legno, Denise. Quindi, seguite, forza. Ho un'idea! Quando finiamo il nostro castello, ok? Quando finiamo il castello con i miei amici, quella sarà la nostra abitazione, no, Dunisiani? Però, questa cosa magari io la userò come bunker. Che ne dite? Tipo una specie di bunker, delle cose segrete, no? Dove noi possiamo metterci tutte le ricchezze ricchezzose, tipo i diamanti, gli smeraldi, i lapislazzuli. No, vabbè, i lapislazzuli non è che sono così tanto rari, però è... non lo so, altre ricchezze di Minecraft, tipo avete presente i totem del non morto, della magione, no? Ecco, quelli là, poi cos'altro c'è? Tipo le cose dell'end, no? Sì, tipo le litra, però le litra spesso, secondo me, me le porterò appresso, queste litra, perché, cioè, sinceramente, sono molto belle le litra, devo dire. Adesso sapete cosa facciamo, però? Possiamo procedere a fare la parte frontale, no? Non so se avete presente cosa sia la parte frontale della casa, praticamente questa parte qua. Allora, io adesso inizio a fare una specie di decorazione. E spero che a voi piaccia questa decorazione, perché sinceramente, no, se no mi arrabbio. No, vabbè, scherzo. E mi scusi, ma c'è pure un creeper. Aiuto. Vabbè, tanto i creeper qua in questo server non esplodono, cioè non fanno niente, come potete vedere, perché abbiamo disabilitato l'opzione, sennò la gente distrugge tutto praticamente. Quindi dobbiamo evitare di far distruggere questo server molto meravigliosamente bello. Voi che dite? Sarebbe una buona idea. Allora, però no, cioè mi sa che ho già sbagliato, perché vedete qua, è troppo brutto, troppo piccolo. Secondo me dobbiamo procedere in questo senso qua, vedete? Allora, più così, ok, più così. Poi dopo qua devo anche tagliare, perché dobbiamo provare a fare un po' di decorazione, un po' più di cose. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di episodio, eh? Se vi piace questo tipo di episodio. Io ho visto che l'altro episodio mi sembra che sia andato bene, ora non lo so perché ci vuole più tempo per capirlo, però comunque mi sembra che sia andato tutto sommato bene, e quindi io direi
che continua a portarvi questi episodi della vanilla, se vi piacciono così tanto e voi li vedete. Perché ovviamente io vi porto solo le cose che a voi piacciono, non è che porto le cose che non vi piacciono, se no, cioè, non ha senso, no? Cioè, ovviamente. Allora, qua davanti in teoria è più o meno simile, se posso dire, ok, forse così diventa ancora più simile, quindi adesso facciamo così, edunisiani, facciamo così, è più o meno simile, devo dire, ok, a quello che dovrebbe essere una per, diciamo, una casa di lobby. Ora, più o meno così, continuiamo a mettere un po' di cose, però qua manca un qualcosa, ok? Ecco, più o meno qua ci siamo già arrivati praticamente, però mancherebbe una cosa qua. E io di cosa sto parlando? Oltre al buio, mancherebbe il legno qua davanti, perché io sono abbastanza sicuro che qua ci debba stare del legno, perché altrimenti viene brutto, cioè si vede, è tutto brutto, quindi dobbiamo mettere il legno. E io direi di mamma mia, di buttare tutte queste schifezze. Guardate quanto schifo che c'ho nell'inventario, ma non è possibile essere così disordinati, porca starbucciola. Cioè io veramente sono scioccato completamente da me stesso e dalla mia stupiduggina, stuparucciana, scipiciuccina, eh? Che ne dite voi? Si vede che a volte sono proprio stupidaggino, vero? Stupidaggino, cosa sto dicendo? Cosa sto dicendo? Ok, allora, ma io direi che questo possa essere anche un tutorial su come costruire la casa del lobby, perché praticamente è similissima, eh? È similissima. Adesso però mettiamo anche la torcia, certo. La porta, perché ovviamente non è che possiamo andare avanti così senza porta, no? Voi che dite? Ovviamente ci serve una porta. E io la metto. Bene. È brutta questa porta, quindi la tolgo e la rimetto, perché deve essere così, se no mi triggerà il cervello. Perfettamente, perfettamente. Allora. Qua davanti... Ma così che ci mettiamo qua davanti? Ci mettiamo il legno o ci mettiamo la cobblestone? No, direi di metterci il legno, perché sennò poi dopo da fuori si vede. E noi non vogliamo questo. Assolutamente no. Si vede tutto quanto brutto, noi vogliamo che sia tutto quanto bello ed omogeneo. Molto bene. Qua ci sono una serie di colori, secondo me bisogna ancora un po' lavorarci su questa casa, perché è strana, ecco, è strana. Però direi che è l'inizio, Dunisiani. È l'inizio, cioè... Vorrei dire, tipo, vorrei chiamare questo episodio "Costruisco la casa dell'Hobbit", perché è similissima. Ecco, adesso mancherebbero tipo le finestre. E tipo, avete presente le finestre rotonde dell'Hobbit? C'è uno scheletro, vero? Eh sì, è proprio qua. Ma salve, signor scheletro. Io non è che voglio dirle che lei è proprio antipatico e che rompe le scatole mentre io registro, eh? Però lo è. Mi spiace dirglielo questo. Allora io direi di scavare anche più da questa parte, però magari questo lo faccio off camera. Io questo episodio lo chiamo tipo "Costruisco la casa dell'Hobbit insieme a voi". Spero che mi sia venuta questa casa. Non ho nemmeno seguito un tutorial, quindi cioè io direi che è venuto abbastanza bene. Ovviamente se andate là fuori vedrete dei veri tutorial molto migliori di questa casa, ma vabbè, cioè io non è che sono un builder, non è che so fare. Cioè, io l'ho sempre detto, i creeper sono dei kamikaze pazzi sclerati proprio, ma proprio mentalmente, vabbè, ok. A parte questi insulti verso i creeper, antipatici però, sempre antipatici, ricordatevelo. Grazie per aver guardato questo video, Dunisiani, e se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con luce, eh? La luce che mi sta puntando in questo momento in faccia, perché così voi mi vedete. Bella idea questa, bella idea. Scrivete luce nei commenti e io vi do il cuoricino bello bellino sotto nei commenti. Mi raccomando, e iscrivetevi al canale, perché è molto importante, brutti zozzoni, dovete iscrivervi al canale. Vabbè, ma che caspita è? No, mi scusi, lei non ha nemmeno i capelli, è pelato, ma vada via. Ok. Non ho niente contro i pelati, giusto per dire qualcosa, però, cioè, gli zombie pelati fanno completamente schifo, eh? I zombie pelati, sì, i zombie... Ancora? Ma mi scusi! Vabbè, insomma, Dunisiani, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ma questi zombie, io veramente sono scioccato da loro.